Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. Nello scorso video abbiamo parlato di un argomento abbastanza controverso, ovvero dell'adozione o meno dell'intercooler maggiorato, perché non sempre, e vi ho spiegato il mio punto di vista, non sempre è utile installarlo. In molti casi si pensa che possa essere sempre funzionale a migliorare le prestazioni della nostra auto, però in realtà non lo è, delle volte è del tutto inutile, quindi insomma andatevi a rivedere il nostro video se siete interessati all'argomento in particolare. Prendendo spunto da questo argomento ho deciso di parlare di un altro componente che ha una situazione molto simile, che è la frizione rinforzata. Permettetemi però prima di ringraziarvi per il vostro grande supporto e per il dialogo continuo che abbiamo, perché per noi è molto importante sia per scegliere proprio i video che andremo a pubblicare, quindi per capire un po' insieme gli argomenti più interessanti, e sia poi vedere che effettivamente c'è interesse, perché quando poi parliamo di un determinato argomento tipicamente poi riceviamo molte richieste, molte domande, molti commenti per allo stesso, quindi è molto molto gratificante anche per noi, grazie. E qui trovate tutti i modi di contattarci, tutti i nostri social. Mi raccomando, continuate a seguirci su YouTube, in particolare potete iscrivervi al canale, se lo avete già fatto vi ricordo di attivare la campanella, perché essa vi permetterà di ricevere le notifiche e quindi di rimanere aggiornati su tutti i video nuovi che andremo a pubblicare. Ora veniamo all'argomento, la frizione rinforzata. Facciamo un passo indietro. Che cos'è la frizione? La frizione è un componente molto molto importante del nostro motore, che permette di rendere solidale il movimento del motore con il movimento del cambio. In pratica il motore, con tutti i suoi componenti, ha un unico scopo, l'unica funzione di far girare un albero a cui è collegato il volano, che è una specie di piatto. Quindi tutto quello che fa il nostro motore è far ruotare questo volano, questo piatto. Fine, il motore non serve ad altro, questa è la sua unica funzione. Dove viene il bello? Il bello viene grazie alla frizione, perché noi possiamo collegare a questo piatto che gira il cambio e, in base al rapporto che noi andremo a scegliere, far girare anche le ruote, perché a loro volta le ruote, tramite i semiassi, sono collegate al cambio. Quindi il motore fa girare il volano può essere collegato tramite la frizione al cambio, il cambio è collegato alle ruote. Ci siamo? Ora, il momento esatto in cui la frizione va ad accoppiarsi al volano che sta girando, perché ricordo che il motore gira sempre in continuazione, anche quando noi siamo fermi con l'auto, basta che l'auto sia accesa, significa che il motore ruota, quindi il volano ruota sempre. La frizione va a buttarsi di faccia contro il volano e si aggancia adesso, grazie al materiale d'attrito. Ve la sto facendo un po' semplice, però volevo proprio farvi rendere l'idea. Quindi questa frizione deve essere in grado di attaccarsi al volano che gira e iniziare a girare con lui. Nel momento in cui gira con lui, il gioco è fatto. Il movimento si trasmette al cambio, che si trasmette alle ruote, la nostra auto si muove finalmente. Nel momento in cui noi andiamo a elaborare il nostro motore, quindi il nostro motore diventa più forte, anche la nostra frizione deve essere più forte, quindi rinforzata. Perché se noi continuiamo ad utilizzare una frizione non adeguata, quindi quella normale, di serie, magari anche un po' usurata, su un motore che nel frattempo è diventato una bestia, avremo il risultato che la frizione non riuscirà ad essere così forte da attaccarsi al volo al movimento del motore e rimanervi ancorata, e quindi inizierà a strappare, ad andare a singhiozzi, che è la tipica cosa che succede in questi casi. Ora, il punto è che se noi elaboriamo il motore, dobbiamo rinforzare la frizione. Questa è in sintesi la necessità che abbiamo quando facciamo un'elaborazione di una certa portata. Andare al contrario a montare una frizione rinforzata su un motore normalissimo, quando la frizione che c'era già era magari assolutamente adeguata, è un qualcosa di inutile, cioè è proprio uno spreco di soldi. Ecco perché la frizione rinforzata di per sé non è una elaborazione, ma è un qualcosa che si rende necessario dopo una certa elaborazione. E se avete dei dubbi o volete approfondire l'argomento in qualche modo specifico, ditecelo pure nei commenti, noi siamo a disposizione. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo tanti tanti video sul nostro canale, e magari non per questo specifico argomento, perché questo è il primo, ma ne faremo altri, però ci sono tanti argomenti davvero interessanti che magari abbiamo trattato in più video, quindi sono certo che troverete qualcosa di molto divertente, di molto utile. E mi raccomando, continuate a seguirci, al prossimo video, ciao ciao!